Non possiamo uscire perché i mezzi non sono idonei. La sacca è vuota, i figli vogliono mangiare e sul tavolo, sui tavoli non c'è niente. C'è rabbia tra i lavoratori del consorzio di bacino, c'è rabbia tra gli addetti della raccolta rifiuti. A far sentire la propria voce sono i dipendenti del cantiere di Pagani. A creare malumore è innanzitutto il ritardo nell'arrivo dello stipendio. Ci hanno dato la busta paga Mese scorso la lunedì, piramide alzata di 30. abbiamo preso la busta paga, però ieri sono andata alla banca di Cava e ci hanno detto che i fondi non c'erano. Ho parlato con la direttrice ad Inolfi, dice che non c'è ancora niente. Ci hanno dato la busta paga, ce l'hanno fatto firmare senza soldi. Vi hanno dato spiegazioni? Niente, la direttrice ha detto che non sappiamo niente, ha detto che il consorzio non ci ha dato ancora il via per pagare. Però ho saputo un'altra cosa, dice che il comune di Cava ancora doveva pagare. Il comune di Pagani invece? Il comune di Pagana tutti i mesi rispetta il suo canone come ogni mese. Questo mese ci ha mandato 325 mila euro. Ho detto più di una volta, devono essere pagati tutti i cantieri, però devono dare la priorità ai comuni che pagano. I soldi sui conti non ci sono. Ci hanno fatto firmare una busta paga lunedì. Lunedì ci hanno fatto firmare una busta paga. E purtroppo. Ovviamente voi siete padri di famiglia che avete delle scadenze da rispettare, quindi per voi anche una settimana, 10 giorni di ritardo è tanto. Sì, purtroppo sì. Anche per gli affitti, per le bollette, tutto, per il tutto. Siamo padri di famiglia, cambiamo solo di questo, insomma. Noi lavoriamo e a fine mese stiamo sempre così, tutti i mesi. Quando ci svegliamo dal sonno è troppo tardi. Ma non c'è solo il problema stipendi. I lavoratori puntano il dito anche contro lo Stato, in cui dicono sono costretti a lavorare. Parlano di mezzi fatiscenti, di carenza di personale. Non se la va 3 mesi. Va bene niente, cominciando dalla pulizia dei bagni, dal modo che, come io vado a lavorare a piedi con la bagnarola, con la scopa. Ed intanto alle parole del sindaco che nelle scorse settimane aveva puntato il dito contro i lavoratori, i dipendenti rispondono così. Io rispondo che il sindaco sta sbagliando nei riguardi dei lavoratori, perché noi ci stiamo ottenendo tutta la buona volontà e lui non la sta mettendo la buona volontà di risolvere il problema. No. Così stiamo andando avanti.